Ciao a tutti ragazzi, sono Yume Shan e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come avete letto nel titolo sotto, torno a parlarvi di Naruto. La Naruto Special Edition esce in edicola. Siamo già arrivati al volume numero 13. Come sapete, è una collezione composta da 72 volumi, 27 che comprende la prima serie e 72 col resto con la seconda serie. Questo si chiamava La conclusione dell'esame di selezione dei Chunin, quindi già dal titolo capite che cosa succederà in questo volume. È stato anche questo un volume veramente fantastico, oltre anche in questo caso la copertina, ogni copertina di Naruto mi piace particolarmente. Questa soprattutto perché riprende il tema, diciamo, che è incentrato in questo volume sullo scontro tra Gaara e Sasuke. Mi è piaciuto molto quando Sasuke ricompare con Kakashi, con le foglie. Faccio vedere. Eccolo qua. Mi è piaciuta molto questa scena. E all'interno trovate sempre la cartina plastificata che riprende la copertina del volume. Cosa di veramente particolare. Sasuke torna in tempo per affrontare Gaara nell'esame di selezione dei Chunin. Alla vista dell'avversario, Gaara manifesta un'impressionante furia omicida. Basterà a Sasuke la superiore velocità per imporsi? Quindi sarà un volume anche questo pieno di azione, con diverse immagini, come al solito, a mio parere, veramente stupende. Si vedrà ancora una volta il potere distruttivo di Gaara e anche la velocità sovrumana e il potere che ha acquisito Sasuke nell'allenamento. Vedete, è qualcosa di veramente unico. E in più ci sarà l'attacco di Orochimaru, in fondo quello. Nel prossimo numero assisteremo al più terrificante e spettacolare scontro fra ninja mai visto, quello fra il diabolico Orochimaru e il grande terzo Kage. Anche Sasuke e il gruppetto di Naruto dovranno dare il massimo se vorranno imporsi nella squadra di Gaara. Naruto 14, una fredda settimana in edicola. Quindi, settimana vedremo, ci sarà questo scontro. E ogni volume è edito proprio dalla Planet Manga al prezzo di 4,99 ogni volumetto. E siamo già arrivati al volume 13, ve li faccio rivedere tutti, li ho lasciati proprio sullo scaffale. E così, eccoci qua. Allora, qui potete vedere il numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Era il volume che usciva l'altra settimana con Naruto e come potete vedere sono leggermente più grandi i volumi rispetto all'edizione normale. Questa è l'edizione normale accanto, non a livello della Gold, ma proprio un pochino più grandini. E apprezzo molto l'edizione speciale di Naruto perché le pagine sono molto più grandi, poi proprio al tatto la copertina è veramente qualcosa di speciale. Bene, detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se anche voi avete letto il numero 13 e cosa ne pensate con un commento qua sotto. E con questo ci vediamo la prossima settimana col volume numero 14. Ciao!